Buongiorno ragazzi, mi sono appena alzata e fatto la doccia. Oggi è tardi, ho dormito fino a tardi e mi sono riposata tantissimo, quindi sono in super forze e super energetica oggi. Allora, vabbè, il tempo onestamente qui non è dei migliori, ragazzi, non è dei migliori, però diciamo che siamo fortunati perché non piove e quindi abbiamo pensato con De Melza di andare a fare un giro di shopping. Lei deve fare qualche spesa natalizia, qualche compra natalizia, e io invece vorrei vedere se ci sono prodotti make-up, beauty e roba interessante qui in Olanda. Quindi non mi resta che vestirmi, prepararmi, sistemare i capelli che sono un disastro, ma quando esco dalla doccia sono sempre un disastro. Non so come mai ci metto un'ora a pettinarli. E forse andrei a mangiare anche i puffer cheese. Vediamo, vediamo con la Nutella. Gioielli, nel frattempo qua le mie collane, i miei anelli, l'orologio che ho portato invece questo, l'iconic link di Daniel Wellington. Come sapete questo è il mio modello preferito in assoluto di Daniel Wellington, lo adoro ed è l'ultimo che ho ricevuto tra tutti i modelli che ho. È stupendo secondo me, è il più classico ma comunque elegante. Oggi assieme all'orologio indosso anche un bracciale sempre di Daniel Wellington ed è il classic bracelet, è disponibile in diverse colorazioni, il mio è oro e bianco, mentre l'orologio invece è in oro rosa. Ce ne sono tre di grandezze di questo orologio, la mia è la più piccolina, è la 28 mm. Eccolo qui, siamo sul sito di Daniel Wellington ed eccoci qua, questo è l'iconic link ed è l'orologio che sto indossando io. Appunto, come vi dicevo, è disponibile in tre diverse misure, da 28, 32 e 36 mm, anche se devo dire che ero un po' indecisa anche con questo, con il quadrante nero, che è molto carino, però alla fine ho optato per quello bianco e sono molto contenta. Come vi dicevo anche su Instagram, ricordatevi che eccezionalmente per le feste c'è lo sconto del 20% se acquistate due o più prodotti, il che va a sommarsi al mio codice sconto che vi metterò in sovrimpressione, KissAndMakeup01, perché con quello avete un ulteriore 15% su tutto il sito, sono cumulabili, quindi approfittatene, specialmente se volete fare regali di Natale ad altri o a voi stessi, perché no, sempre una buona idea fare regali di Natale anche a noi stessi, io ne so qualcosa, ma appunto potrebbe essere un ottimo modo per risparmiare per i regali di Natale se vi piacciono, se piacciono tantissimo anche a voi i modelli Daniel Wellington. Questi invece volevo farvi vedere sono i bracciali, quello che sto indossando io al momento è il Classic Bracelet Satin White, ma è disponibile anche in altre colorazioni, ho anche quello rosa a casa e lo amo. Che bello vedere l'albero di Natale, ragazzi, bellissimo. Qua invece c'è Maika, questo è il suo posto, dovete sapere, o qua o sulla coperta. Ciao Sir Maika, Sir Gatto Maika. E qui invece c'è Milo, a cui però non sto tanto simpatica. Gatto Milo, Gatto Milo. No, no. Ma lui si posiziona là e guarda. A volte arriva il gatto dei vicini e si azzuffano. Ragazzi, da notare. This is the gingerbread house. Gingerbread house. La casa di pan di zenzero. E questo è uscito quest'anno, ragazzi, Lego Creator. This one you have, right? I have it. You have it, you have it. Tonight. Ok, stasera lo costruiremo. Questo invece è un regalo per una sua amica, quindi adesso glielo portiamo. In questo negozio ci sono un sacco di robe carine per feste, party, palloncini, de mesa. Questo è il negozio di un'amica di sua mamma. This is the store from your mom's friend. Yes. E le stiamo portando appunto il suo Lego. Non credo di aver mai visto tante decorazioni o tanti palloncini nella mia vita. Guardate che roba. Che negozio bizzarro ma carino. Guardate quante parrucche. Qui ci sono un sacco di robine per carnevale. Wow, c'è veramente di tutto. Di tutto. Che carine le orecchiette perusciose. Se mi piacciono. No, vabbè, la maschera di Jason. È vero che è Jason da venerdì 13? Mi sa di sì. Joker. Credo almeno sia Joker. Presumo.
Leading Teddy? No, vabbè, che cos'è? No, un orsetto con tutto insanguinato, che schifo. E quando sono qui vado sempre da Emma a prendermi un hot dog. Sono i più buoni, quindi straconsigliati. Ah, quanto mi piace questa musichetta delle campane. The bells are so nice, I love them. Every 15 minutes. Ogni 15 minuti. Oh, eccolo finalmente il mio hot dog, ragazzi. Gnom! E qui c'è questo coso con la musica che non so mai come si chiama. What's the name of this thing? Orchol. Oh, ok. Sì, ok, non mi viene la parola in italiano, avete capito? Cosine natalizie, le candy cane. De mese stavo cercando queste, le ho trovate. Sta pagando. Guardate che meraviglia, ragazzi, queste tazze natalizie. Sono bellissime. Questi lecca lecca al cioccolato. E la ghirlanda di cioccolato. Questo mi piacerebbe tantissimo fare. Magari la prendo. Che portarla a casa è un po' complicato poi in valigia perché prende tanto spazio. Bellezza queste cosine. Questo sarebbe, si chiama Hunke Müller, ed è tipo il nostro Intimissimi. E hanno un sacco di belle cosine a Natale ogni anno, perché se volevo venire a vedere tutti i pigiamini natalizi, le calze natalizie, un sacco di cosine carine. Che carine le copertine. No, oh, vabbè, troppo belline. Che bella tutta la via addobbata con le lucine. C'è The Body Shop. Adesso stiamo andando da Zara. Voglio andare a dare un'occhiata da Zara, perché secondo me qui hanno molto più roba disponibile in negozio rispetto a Trieste. E sul sito c'è tutto, ovviamente, anche in Italia. Però nello store trovo poca roba, e se voglio vedere, toccare con mano e provare, è sempre meglio vedere in negozio. E quindi voglio andare a vedere qui quante cosine hanno, se c'è qualcosina di carino. Siamo appunto in una delle vie principali. Qui c'è Douglas, qui c'è Claire's, che ha un sacco di cosine carine, specialmente per Natale e Halloween. E siamo arrivati, eccoci qua, da Zara. Ok, siamo state da Zara, ragazzi, non c'era nulla, nulla che mi potesse piacere, neanche lontanamente, a parte un paio di pantaloni che però non mi andava di provare e non mi sembravano comunque qualità ottima, quindi niente, sig. Anche oggi un po' di vlog inception, c'è Demelza che sta filmando un vlog, nel mio vlog. Casette, canale, so che siamo stati qui anche nell'ultimo vlog. Qui c'è il negozio di... cioè c'è la gelateria di cui vi parlavo. Qui è bellissimo in estate perché ti siedi fuori all'aperto sui tavolini. Siamo da Douglas al counter MAC e la collezione natalizia è bellissima, con tutti questi compact rosa glitterati. Wow, wow, bellissimi, bellissimi packaging, ma sempre, ad ogni collezione sono sempre molto belli. E questi sono illuminanti, blush e terre. Qui ci sono gli ombretti. I kit con i rossetti, con i gloss. Hey! Che carini. Do you see this one? So cute, che belline. Sì, wow, sono bellissimi i colori, voglio provarli, quali sono? Jar of Stars, wow, questo sembra bellissimo. Once Upon the Stars, ed è matte, questo anche matte, e questo è un cream sheen, bellissimi. Questi mi piacciono veramente tanto, infatti li prenderò. Tutti e tre mi piacciono molto, per il fatto che siano tutti e tre nude, due matte, sold, Nicole.
non può lasciarseli scappare. Poi ci sono i set con i pigmenti, il setto, vetro matte, wow, questo è bello, lip gloss trasparente. Poi c'è questo set con un sacco di rossetti meravigliosi. Quello che mi piace di più però è il Velvet Teddy, che già ho in full size, quindi skipperò questo kit anche se è molto bello. Poi ce ne sono altri qui con pennello illuminante gloss, pennello illuminante gloss. Questa collezione mi piace troppo, bellissima. E abbiamo fatto un po' di danni da MAC, ragazzi. Ho preso il kit, i due rossetti e poi uno struccante piccolino, perché sto finendo quello che mi sono portata, una boccetta piccola. Yes! Demesa sta scegliendo la carta natalizia per preparare i regali di Natale. E tra l'altro oggi ha fatto i capelli. Today she has new hair. Fateli complimenti, ragazzi, perché si è tagliata i capelli e li ha acconciati, li hanno fatto la piega e secondo me sta molto molto bene. I like it a lot, I just said it in the video. Okay, let's see. Did you find it? Yes. Ci siamo arrivati allo stand delle Holly Bollen. Voglio vedere se hanno i waffle con la cioccolata. Sì, ci sono, e ne prendo uno. Penso quello con gli Smarties. E poi lì ci sono le Holly Bollen. Che buone! Ecco le cosine che abbiamo preso al supermercato. Per questa sera abbiamo preso queste patate già tagliate a fettine con il rosmarino che faremo in forno. Basta metterle in forno con la vaschetta, infatti, per 20 minuti. Poi abbiamo preso le carote per tutti. Loro hanno preso i broccoli per loro due, che io non mangerei, non mi sognerei mai. E poi abbiamo preso, questi sono per Demelza, non so se li mangerà anche Vicky o già altre cosine. Abbiamo preso questi tipo questi schnitzel, dai, questi tipo dei cordon bleu, però non è vero pollo, è fatto di soia. Poi abbiamo preso il pane, tè alla pesca, ovviamente Coca-Cola zero, succo, anzi spremuta d'arancia fresca che abbiamo fatto al supermercato, e poi questo succo smoothie con un sacco di vitamine che piace a Demelza, e devo dire anch'io che è molto molto buono, e alla fragola, ciliegia, è super dolce. Ok, ho deciso per cena di preparare le carote, perché loro le mangiano senza condirle. Allora ho detto che le avrei tagliate io a fettine e messo un po' di prezzemolo, un po' d'olio d'oliva, un po' di sale, un po' più all'italiana, così, perché loro appunto le mangiano senza olio, senza nulla. E adesso dovrebbero essere ok, sono alright, ancora un minuto e poi dovrebbero essere pronte. Ok, le ho scolate, adesso le tagliamo e poi posso metterci solo sale e olio, perché purtroppo non hanno il prezzemolo, mannaggia, ma andrà bene comunque, l'importante è che almeno un pochino siano condite. Enjoy, guys, enjoy, enjoy. Thank you. Queste sono le carote che ho tagliato e... No, thank you. Demelza, Demelza, Demelza. It's green, off. It's a vegetable. I can make a cross. Ci sono le patate con il rosmarino e loro mangiano anche i broccoli. Patate. Patate, potatoes. E io invece ho un cheese schnitzel. Is this real cheese or did I get the vegan? No, this is real cheese. This is real cheese, mm-hmm. Oh, sorry. Vegetarian. Real. It's vegan, vegetarian, yeah. It's not vegetarian. Questo è vegetariano perché c'è del formaggio. E appunto mangerò le patate con le carote. Eccola qua la mia cenetta. Buon appetit, ragazzi. Demelza ha già posizionato tutte le candy canes sull'albero. Mi piacciono tantissimo, sono strabuone, ragazzi. Se non le conoscete, ma immagino di sì, sono praticamente delle caramelle alla menta e si chiamano appunto candy cane, letteralmente. Bastone caramella. E anche a me piace sempre metterle sull'albero, solo che in Italia ho sempre fatto un po' più fatica a trovarle, qui si trovano più facilmente. Che belle! Ok, ho appena finito di montare il mio video, quindi adesso posso mandarlo online. Nel frattempo Demelza e Vic hanno già iniziato. Ciao. 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 Hanno già iniziato ad assemblare, come si dice, a giocare con il Lego, e stiamo facendo la nuova casa di pan di zenzero, novità 2019. Ogni anno loro ne prendono uno nuovo natalizio.
E questo è il primo che costruiremo adesso. Ho finito il video, lo metto online e finalmente posso aiutarli anch'io. Ok, stiamo costruendo assieme adesso la casetta. Qualcun altro ci ha abbandonato. Somebody abandoned us. E nel frattempo sto mangiando, anzi adesso mangerò anche il mio waffle con gli Smarties e il cioccolato, ragazzi. Sembra strabuono. A special design by Nicole Hussell. It's a kitchen special design with a sink and una cucina con il lavello e i fornelli. The gas plate and the oven. Look at the oven. Il can forno also open. Che si apre. You know, oh yeah, it for does. The Italian pizzas. Per le pizze. And e adesso it lo goes mettiamo in cucina. In the kitchen. Nice. There you go. Siamo a buon punto, direi. Abbiamo fatto il tetto, finito anche l'interno della casa con la sedia, le calze, vicino al caminetto c'è la foto, le candeline. È venuta super super carina, mi piacciono un sacco anche le finestre trasparenti con questo rosa e viola bellissimo. Completamente finito anche il camino. E adesso abbiamo fatto questo pezzettino di tetto e quest'altra parte di tetto qua sopra. Con la musichetta natalizia di sfondo abbiamo completato il tetto con gli Smarties. Finita, ragazzi. Bellissima. Wait, devo show it. Mi. Yay! C'è l'interno e la parte esterna. La cosa che mi piace di più sono le candy cane, my favorite things. Candy canes, pink windows, and pink glitter windows. Pink glitter windows and the Smarties all over the roof. Ok, ragazzi, è ora di andare a nanna. Scusatemi se parlo così piano, ma penso che Demesa e Vic si siano già addormentati, quindi non voglio rischiare di svegliarli. Quindi questo è quanto anche per la giornata di oggi. Spero vi piacciono questi vlog olandesi. So che sono un po' diversi dal solito, anche se sono spesso qui, quindi penso siate già abituati e conosciate già un pochino anche Alkmaar alla fine, che non è grandissima, quindi bene o male secondo me tutti i posti principali nei miei vlog già li avete visti. Comunque vi voglio anche ringraziare tantissimo per i bellissimi messaggi e commenti che mi state scrivendo. So che mi siete sempre vicini e per me sapere che qualsiasi cosa succeda nella mia vita voi ci siete per me è una certezza bellissima, quindi vi ringrazio veramente dal profondo del mio cuore, vi voglio bene. Noi ci vediamo domani, che voi vedrete questo video giovedì, quindi noi ci vediamo domani, che è venerdì, con un nuovo video. Bacio grandissimo, vi voglio bene. Ciao, a domani!